Vogliamo ricordare innanzitutto un gigante dello sport, del nostro mondo, che è Gino Bartali. Gino Bartali, la cui oggi testimonianza familiare è qui presente con la nipote, con Gioia, con i figli di Gioia, con Matteo e con Lorenzo. Gino non è stato solo esclusivamente un atleta proprio straordinario, che ha inorgoglito non solo il mondo dello sport italiano, ma il mondo intero, ma ha avuto un riconoscimento che tutti sapete che cosa significa dalla nazione, dallo Stato di Israele, di essere giusto tra i popoli. Questo è un altro di quei momenti che assolutamente mi emozionano, perché ogni volta che si parla di mio nonno se ne parla sempre ancora con grandissimo affetto, nonostante siano trascorsi 20 anni. Quindi questa targa meravigliosa è sinonimo di memoria, e la memoria è assolutamente una cosa importante, perché in ogni caso non bisogna mai dimenticare chi ha fatto, chi ha rischiato la propria vita per salvare delle persone che nel caso di mio nonno neanche conosceva. Quindi secondo me lo trovo un esempio grandissimo che ancora oggi ci può dare e ci fa soprattutto riflettere su quelle che sono le situazioni che ci stiamo portando dietro e di quanto dolore, di quanta sofferenza ancora troviamo nella storia del passato. Questo riconoscimento e lo scoprimento di questa targa è oggi un modello, un elemento fondamentale, non soltanto perché si riconoscono le qualità umane di Gino Bartali nella sua capacità di mettersi a disposizione dell'umanità per salvare delle vite, ma anche perché si ricordano i tanti atleti e i tanti ebrei che furono espulsi a causa delle leggi razziali dalle carriere sportive ai più alti e più bassi livelli, persone che non avevano colpe, italiani che si battevano sotto la bandiera e con la maglia azzurra per questo paese, che furono sacrificati in virtù di un odio ingiustificato. Quindi grazie a Gino per aver salvato tante vite umane innocenti, e un ricordo doveroso ai coloro che purtroppo invece non ce l'hanno fatta.